No, qui, no, qui, qui, no, 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 qui, oddio, scusa, sto, qui, No, 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 no. per, no, no, qui, Queen. Ciao raga, come state? Tutto bene? Siamo nella nuova casa, Sì. ma abbiamo scoperto che ci sono tantissimi lavori da fare. Sì, è vero. E li Tanti. affronteremo piano piano. Volevo rispondere ad una domanda che mi avete fatto in tantissimi. A che serve il È cancelletto? vero. Non lo sappiamo nemmeno noi, è ornamentale, ovviamente nessuno ti scavalca e ti entra dentro, perché comunque questo è un residence privato, quindi ognuno ha la sua area privata. Ma allora entriamo dentro e vi facciamo vedere tutte le cose che vanno ristrutturate nella casa, ma soprattutto chi ci è venuto in aiuto. Perché c'è stata un'azienda che a gran sorpresa ci ha fatto un regalo, che ora vi mostriamo. C'è un Perché? casino in casa, Ora vi ragazzi! facciamo vedere anche tutti i problemi che abbiamo da affrontare. Ma guardate che cosa ci ha inviato Ecovax! Un D-Bot che ora spacchetteremo insieme. Io sono curiosissimo. Questo qua è un D-Bot T9 Plus. È l'unico robot al mondo che ha anche il profumo all'interno. Quindi lava, aspira e asciuga. E E profuma. stato un regalo veramente inaspettato, perché il robottino che io avevo a casa, che usavo nello studio. Eh sì, e quindi Dai, spacchetta, sono spacchetta. arrivato in soccorso. Dovete sapere che Luca Lattanzio non vuole mai passare l'aspirapolvere Perché è una perché. cosa primitiva. Io l'ho sempre detto, ma pensate quante ore sono state sprecate dai nostri nonni, da mia mamma, a passare la scopa. Secondo voi è una cosa da fare nel 2021? Super, Ok, la super confezione utile. dall'alto si presenta così, ti fanno capire subito che cosa c'è all'interno, parti tecniche con la rotellina, il logo disegnato, il D-Bot e la stazione per svuotare la sporcizia. Quindi partiamo subito dal D-Bot. Loro ce l'hanno inviato proprio dicendoci complimenti per la nuova casa, auguri, ci hanno fatto tutta una letterina molto carina. Nel frattempo, questa scena è da vedere. Queen vede. No, Queen, no, Queen, Queen, no, 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 Queen. Oddio, scusa, sto. Queen, No, no. no, no, Queen, Queen. Oh, sorry. No. Oddio, scusami. Sei pazza, Queen. Che fai? Esci da lì. Stava per attaccare un altro, altri due cani, cani bravissimi, Lei è lei invece. cattivissima. Andiamo avanti con il nostro spacchettamento. Dentro alla confezione grande c'era questa scatola che sono tutte le parti tecniche che poi ci serviranno per completare il nostro Sì, se D-Bot. vuoi ti dico qua, questo per lavare e asciugare, qua si attaccano i panni in microfibra che dovrebbero essere questi. E questa è la stazione di svuotamento. Questo no. Il cellophane, le cose. Da cosa Partiamo da cominciamo? questa porta. Allora Io ho loro. provato ad aprirla e mi rimane in mano Io ho l'anello. un'idea per questo video, vuoi sapere? Che cosa? Facciamogli Facciamogli vedere vedere che la abbiamo fatto taverna! vedere. Nel bagno la doccia è tutta rotta E e ce l'aggiusteranno. Vabbè, qua comunque ci sono delle cose da attaccare. la porta praticamente non si chiude più perché qua è saltata. Poi qua c'è un gradino di marmo rotto, che è un peccato. Che cavolo, che cosa ce ne facciamo? Che cosa c'è? Questo qua era in bagno, me lo ricordo. E questa è la taverna. Ecco qua. Questo andrà tutto completamente cambiato. È Perché è tutto spaccato, come distrutto. potete vedere, e Luca ovviamente ha già sistemato il E suo certo, questa qua database. sarà la stanzetta relax. Tipo, tutti i pulsanti delle luci sono saltati. Devono fare tutto l'impianto Cioè, elettrico sono tutti nuovo. dentro. Guardate qua. Ora, tra di voi ci sarà qualche esperto di infissi, no? Guardate che roba strana. Qua per far passare il cavo è stato bucato l'infisso della finestra invece che il muro. E quindi se piove passa dell'acqua, comunque c'è un buco nell'infisso. La porta, come se fosse stata presa a calci, Sì, è perché guarda vero. proprio l'altezza, sembra proprio. Anzi, probabilmente si sarà pure incastrato. Ma Sì, dici? Un calcio gli hanno dato. La cucina, a parte È un che è da disastro. disinfettare, perché questo qua è tipo il grasso che è colato Mamma mia, che dall'alimento. schifo. Guarda che cosa ho notato, veniva aperta anche questa con i piedi, guarda. Poi abbiamo anche questo giardinetto che è sempre nostro da sistemare. E infatti non c'è del terreno che si creerà il fango con la pioggia. Ovviamente va tutto rimbiancato, come vedete è stato tutto appezzato con dello stucco di colore differente. Questo qua è grigio, qua è il giallo. E l'altro giorno stavo rischiando di morire perché mentre stavo camminando praticamente mi sono appoggiato al corrimano
E se tu ti appoggi troppo, il quadrumano viene giù. Proprio altezza collo, praticamente. Guarda che Queen è scappata. Eh sì, perché è pericolosissima sta cosa, guarda. Madonna, oddio. Saliamo. Qua credo che manchi un corrimano, perché se tanto mi dà tanto. Sì, sì, manca. Sopra c'è e qui non c'è. Sì, manca il corrimano. Perché la camera... Già abbiamo sistemato alcuni mobili. Sì, abbiamo iniziato. Guardate sta parete. Cioè è tutta completamente da rincalcare. Qui invece vedete che c'è il nespolo che tocca l'angolo della casa. Quel nespolo sta creando l'umidità dentro casa. Quindi appena lo taglieremo, sistemeremo l'antimuffa e tutto quanto, risolto. Ciao Queen. E Queen, lei ci segue sempre ovunque. Il bagno, altro tasto da lente che... Intanto ce l'avete detto, ma non lo togliete per la bandina. Sì, non si può togliere. Perché se tolgo il mobile devo togliere la lavandina, quindi l'abbiamo ordinato, tempo di farlo arrivare tra un progetto e l'altro. Questo si è rotto. Qua va cambiato tutto. Questo va cambiato. Cambiato. Questo quello non va. Funziona. Anche questo va cambiato. Ah, guarda, tutti i pulsanti sfondati. Il problema di questa stanza è l'infisso, che rimane leggermente imbarcato e quindi passa l'aria. Infatti verrà cambiato completamente, vedi che è imbarcato, va verso di là. E qui piccolo ma grande problema. No, qua c'è la... non è che c'è una cosa d'acqua, è entrata acqua. Eh sì, umidità. È entrata acqua, quindi va sistemato e anche qui va sistemato. È entrata un sacco di umidità. Sì. Oh, che cacchio ho fatto? No! È rimasto in mano. Qua ci sono delle impronte digitali. Attento a non toccare che c'è Queen prima che cade. È sempre lo stesso problema del corrimano che non rimane più attaccato e quindi va sistemato. No, guarda che crepe! Mamma mia! Quelle le devi sistemare l'imbianchino. Brutte però, eh! Questo sembra un po' pericolante, guarda, sembra un po' stato aggiustato così. Adesso? Sì. Ma lui ha detto che lo rimette a posto. Qua invece, nella sala, come sempre, bisogna rimbiancare un po' tutto quanto. E anche il balconcino non è messo benissimo. E i tubini sono tutti otturati, pure quello è tutto otturato. Che cos'è che è rotto? Devono rimetterlo a posto. Anche perché non rimane più quello da sostituito. Qua inizia ad essere mangiato e quindi perde acqua. È venuto qui un ragazzo che ce li ha controllati e fa sti caloriferi sono mangiati ormai. Vedete anche qui. Mangiati, vanno sostituiti completamente. Anche tutto il giardino va ripristinato. Sì, io qua ho iniziato a fare già un lavoretto, ho iniziato a togliere tutte le pietre e ne sono usciti 5 secchi pieni. Perché noi qua vogliamo mettere tutta dell'erba, non è che può rimanere così. Sì, e soprattutto levare un po' questo boschetto perché sembra di essere in alta montagna. Il bosco così. Sì, quello è molto bello. Ehi Queen, come stai? Cosa stai facendo di bello? Ci hai seguito tutto il tempo, non sei stanca? Questi sono i problemi che abbiamo in questa casa. Piano piano li affronteremo tutti e sistemeremo tutto quanto. In descrizione vi lascio il link di Ecos in caso foste interessati anche voi ad acquistarlo. Io mi sto trovando benissimo, anche perché vi aiuterà tantissimo durante queste giornate. E grazie a tutti, ci vediamo nel prossimo video e ciao!